Ciao a tutti, siamo nuovamente sul canale video di Notebook Italia per parlare di accelerazione hardware sui notebook e netbook AMD Fusion. AMD sta infatti lavorando con una serie di partner per favorire la nascita di una nuova generazione di applicazioni ottimizzate per sfruttare i benefici della compenetrazione di CPU e GPU all'interno dei chip Fusion. E in questa prova ci occupiamo specificamente di come possa essere utilizzato il motore di decodifica hardware UVD, Unified Video Decoder, per velocizzare le operazioni di video editing. Per questa demo ci serviremo di un notebook MSI Slim X370 equipaggiato con un processore AMD E350, quindi AMD Fusion ma nella versione Zaccate, la versione di fascia più alta, di un netbook Acer Aspire One 522 basato sempre su piattaforma AMD ma con Core Ontario e processore AMD C50 e di un netbook Samsung NC210 equipaggiato con piattaforma Intel Atom nella versione dual core con un Atom N550. Mentre come software utilizzeremo l'ultima versione di Corel Video Studio Pro X4 perché dotata di supporto per l'accelerazione hardware sulla piattaforma AMD Fusion. La prova consiste nel montaggio di un video MPEG 2 720p a 25 frame per secondo, andando a misurare quanto tempo occorrerà a ciascuno dei concorrenti della nostra comparativa per completare il task. Diamo l'avvio alla nostra comparativa. Abbiamo inserito un timer che ci permetterà di cronometrare i tempi necessari a ciascuno dei concorrenti per completare il montaggio del nostro video HD 720p. In primo piano, potete notare il notebook ultrasottile MSI X Slim X370 con processore AMD Zaccate. In secondo piano abbiamo inserito il netbook Acer Aspire One 522 con processore C50 Ontario. E per ultimo, ma semplicemente perché ci serve soltanto come termine di paragone, abbiamo messo il netbook Samsung NC210 con processore Atom N550. Abbiamo scelto questo netbook perché è dotato di una configurazione hardware molto comune. Riportiamo in primo piano il nostro notebook MSI. Corel Video Studio Pro ci segnala la prosecuzione del montaggio tramite una barra di progressione verde. Siamo arrivati poco oltre un minuto e i secondi continuano a scorrere sul nostro cronometro. Io direi che per non annoiarvi possiamo saltare direttamente alla conclusione della nostra prova. Il portatile MSI è il primo a concludere il task, grazie alle buone prestazioni offerte dal processore AMD E350, un dual core con una frequenza di 1,6 GHz. La spinta dell'accelerazione hardware si misura in un incremento di prestazioni del 46% rispetto ai tempi necessari allo stesso sistema per completare il medesimo montaggio video con accelerazione hardware disabilitata. Nel frattempo il netbook Acer Aspire One 522 continua ad effettuare il suo video editing, che conclude in un tempo di 5 minuti e 30 secondi. Anche in questo caso il vantaggio prestazionale offerto dall'accelerazione hardware si misura in un incremento del 46% della velocità di esecuzione. Mentre il netbook Samsung NC210 con processore Atom N550 completa l'operazione in un tempo di 7 minuti e 6 secondi, che non sarebbe di per sé negativo, anzi sarebbe migliore di quello registrato dal netbook Acer Aspire One 522, se non fosse che questo ha potuto beneficiare dell'apporto determinante dell'accelerazione hardware. Concludendo dai nostri test abbiamo potuto constatare che, grazie al supporto per l'accelerazione hardware, oggi possiamo utilizzare anche netbook e notebook ultrasottili e dal prezzo abbordabile per fare video editing in mobilità, anche se resta un certo divario rispetto ai desktop tradizionali.